situazione. Sono 3 mesi che non prendiamo una lira. Dall'8 marzo che è stata chiusa la scuola. E la cassiera che dice che non arriva. E i sindacati si sono attivati per farci vedere se arriva qualcosa. Speriamo che arriva qualcosa. Sono 3 mesi, qua sono tutti parecchi, sono monorediti. Non abbiamo preso una lira. Se potesse parlare direttamente al Premier Conte, che cosa gli direbbe? Che ci ha abbandonato, se ne è fregato, sono solo promesse. Sono tutte promesse. 3 mesi, non è un giorno, sono 3 mesi. Perché c'è chi è che è monoreddito e quindi ha bisogno di questo incentivo, sennò non si può andare avanti, è difficilissimo. Avete provato a chiedere anche spiegazioni rispetto ai ritardi? Quali sono state le risposte? Che i soldi erano bloccati e quindi stando bloccati alla regione, quindi non li potevano dare a nessuno. Da 3 mesi che siamo fermi e non niente ancora. In quale settore lavorate voi? Nel settore della mensa scolastica. Siamo qua a protestare civilmente, Sua Eccellenza ci ha convocato per salire almeno un paio sopra per far capire la nostra protesta di stamattina. È quello che vogliamo, che vengano erogate al più presto queste lavoratrici. Hanno un monoreddito e non possono vivere, diciamo, senza salario. L'appello a Regione e Governo? Sicuramente sì, perché si sono fatti appunto tanti appelli sulla sburocratizzazione delle procedure e quant'altro, ma questo purtroppo per queste lavoratrici, ma non solo per queste lavoratrici, questo non è avvenuto.